Allora, buonasera a tutti. Direi che possiamo iniziare, come sempre, i lavori con l'esecuzione dell'inno nazionale. Vergesio ci sta raggiungendo. Facciamo Milazzo, allora nomino scrutatori, si accettano i consiglieri Milazzo, Ferrero, Allasia. Bene, iniziamo allora il consiglio con le comunicazioni da parte del sindaco, poi anche da parte mia ce ne sarà una. Prego. Intanto le più sentite condoglianze alla nostra dipendente Mariella Sardo per la scomparsa della mamma, Mariella Sardo dell'ufficio stipendi e pensioni. Ci sono moltissime belle notizie di carattere sportivo, numerose, e credo che la cosa migliore sia quella che, come già in passato ha fatto l'assessore, di raccoglierle all'interno di una serata dei campioni in cui vengono premiati tutte gli importanti risultati. Permettetemi di ricordarne una in particolare, che è quella relativa al basking. La nostra squadra del basking è risultata prima a livello regionale. Tra le altre notizie, si sono svolte nelle scorse settimane le elezioni nella frazione di Pollenzo e
il nuovo presidente è il signor Roscio Claudio, che è risultato il più votato. Una notizia molto carina, molto importante, un ragazzino, Capriolo Nicolò, ha vinto i campionati nazionali di matematica della Bocconi e credo sia un risultato molto positivo, nel senso che una segnalazione di distinzione molto particolare. Passo eventualmente a comunicazioni che debba fare il Presidente. Sì, a proposito dei lutti che hanno colpito anche la nostra comunità, vorrei ricordare che un mese fa è mancata l'ex insegnante di latino e greco del liceo ginnasio Gibi Gandino, la professoressa Margherita Ballaira. Era già da molti anni ormai in quiescenza, ma ha insegnato per diverse generazioni di studenti liceali con grande rigore, con grande professionalità, un'autentica passione per lo studio, per l'insegnamento, che ha espletato prima nelle scuole secondarie di primo grado, cioè la scuola media, e poi era passata al ginnasio liceo Giolitti Gandino, dove la ricordo anch'io, quando io frequentavo la quarta ginnasio lei insegnava la quinta ginnasio, insomma ha sempre solo insegnato nel ginnasio. E grande severità, ma al tempo stesso una grande preparazione culturale, anche un grande amore appunto per la cultura classica in particolare, quindi esprimo alla famiglia, al fratello, anche egli docente, in questo caso docente universitario, anche le condoglianze del Consiglio Comunale. Grazie. Consigliere Marengo, prego. Grazie Presidente, mi scuso per la voce, ma il periodo è un po' quello che è. Avrei una richiesta da avanzare questa sera. Come è già accaduto nello scorso Consiglio Comunale, vorrei chiedere l'inversione, se è possibile, dell'ordine del giorno, visto che questa sera abbiamo persone che sono venute, tecnici esterni e dipendenti comunali che, visto l'ordine del giorno piuttosto lungo, numerose interrogazioni e tre mozioni aspetterebbero magari fino ad un'ora tarda. Quindi, se è possibile, vorrei chiedere anche questa volta un'inversione per poter liberare i signori prima e in maniera tale che poi il Consiglio continui con le sue normali funzioni. Grazie. Allora, grazie consigliere Marengo. Di questa cosa avevamo già parlato in conferenza dei capigruppo e da parte mia non c'è nessun problema, purché ci sia la condivisione, no, dalla maggioranza del Consiglio, con la sola avvertenza che prima della delibera numero 9 va comunque trattata la mozione numero 4 all'ordine del giorno, perché è di argomento immediatamente affine, se non addirittura lo stesso argomento, insomma, cioè, ha molto a che fare. Quindi l'ordine dovrebbe essere a questo punto le proposte numero 6, 7, 8, la mozione numero 4, la proposta numero 9, la 10 e poi si torna ai punti 2, 3 e 5, se ho capito bene. Quindi, consigliere Maggiù, prego. Grazie Presidente, io volevo fare una comunicazione. Pensavo di presentare una mozione, ma mi limito insomma a riportare alcune frasi che ho scritto inerente insomma all'attacco di 10 giorni fa sulla striscia di Gaza. E volevo esprimere insomma la mia condanna qui in Consiglio Comunale. Nella striscia di Gaza un esercito di soldati, un esercito di cecchini, si è letteralmente divertito a sparare su uomini e donne che manifestavano contro l'apertura dell'ambasciata americana a Gerusalemme. 61 morti e oltre 2.000 feriti, alcuni dei quali molto gravi. 8 vittime non avevano compiuto neanche 18 anni, inclusa una neonata di 8 mesi, che è stata identificata come Leila,
quanto è avvenuto in una ripugnante violazione dei diritti umani, come riporta anche Amnesty International, ricordando appunto come ci fossero bambini e minori tra le persone alle quali sono stati sparati proiettili veri, oltre 500 proiettili veri, ad altezza petto e testa. Gli Stati Uniti non solo unilateralmente hanno violato indicazioni internazionali, ma hanno anche bloccato l'adozione di un testo al Consiglio di Sicurezza, che avrebbe promosso un'indagine indipendente, neanche un'indagine per scoprire la verità di quello che è successo sulla striscia di Gaza, è stato impedito. Il testo proposto, bloccato appunto dal diritto di veto del Consiglio degli Stati Uniti, diceva che il Consiglio di Sicurezza esprime la sua indignazione e la sua tristezza di fronte alla morte dei civili palestinesi che esercitano il loro diritto di manifestare pacificamente e chiede un'inchiesta indipendente e trasparente su queste azioni per garantire le responsabilità. Inoltre il testo avrebbe ribadito che ogni decisione o azione che vuole modificare il carattere, lo status o la composizione demografica della città santa di Gerusalemme non ha alcun effetto giuridico, è nulla e non avvenuta e deve essere annullata, conformemente alla risoluzione pertinente del Consiglio di Sicurezza. Nonostante la bocciatura, Gran Bretagna e Germania continuano però a chiedere un'indagine trasparente e indipendente sui fatti. E anche a Bra, nel nostro piccolo, qua a Bra abbiamo degli studenti israeliani, studenti palestinesi, comunità legate a questi territori, quindi non è un tema molto lontano, ma molto vicino e molto sentito. E anche a Bra, anche se nel nostro piccolo, abbiamo fatto la nostra parte, abbiamo organizzato una lettura sull'ALA. Ho improvvisato un appello su Facebook al quale hanno risposto 17 persone, che ringrazio con tutto il cuore, c'era presente anche il consigliere dell'Asia. Sono state lette poesie in francese, in arabo, in italiano e russo. E ne è nato un gruppo informale, un informale circolo dei lettori che nei prossimi mesi continuerà questo percorso di letture. E mi verrebbe da dire che dal letame, come questo attacco sui civili, possono nascere i fiori. Ma la brutalità di tutto questo arriva ancora dopo. Quando un giornalista ha chiesto alla portavoce del governo israeliano, Michal Mayan, per quale motivo hanno sparato all'impazzata, ha risposto che non possiamo metterli tutti in carcere. Questa è la risposta di un portavoce di un partito di destra xenofobo razzista. Quindi, anche quando si critica Israele, bisogna smettere di pensare che si critica Israele. Ma in Israele ci sono anche partiti laboristi, partiti che puntano alla pace fra i popoli, partiti che hanno una visione politica diversa. Attualmente abbiamo un partito che paradossalmente è fascista, che segue una politica fascista contro i migranti, contro gli etiopi, nonostante fossero ebrei, contro chi ha colore diverso, e penso che ci debba essere un'indignazione non solo dal Consiglio di Sicurezza, da alcuni paesi anche molto importanti a livello internazionale, ma anche nel nostro piccolo. Quindi anche da Bra, insomma, è stato opportuno organizzare una simile manifestazione ed è stato opportuno e giusto condividerla con voi qui questa sera. Grazie. Grazie a lei, consigliere Maggiù, per la comunicazione. Consigliere Allasia, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti, scusate la voce, ma è calata non per motivi stagionali ma per il tifo a una partita di basket giovanile, dove una squadra giovane dell'ABET Bra di basket si è poi classificata terza ai campionati regionali CSI. A parte la comunicazione interna, invece volevo fare comunicazioni su due temi. Uno è il tema che riguarda un territorio a noi vicino, che è il comune di Salmur, in realtà il comune di Salmur e i comuni limitrofi, in particolare Cherasco, Narzole, Benevagene e Fossano, dove si è riattivato un progetto già presentato nel 2014 per l'attivazione di una nuova discarica a latere di quella che è in fase di chiusura del ciclo vita. In questo caso è stato ripresentato il progetto che andrà in conferenza dei servizi tra circa un mese in provincia e volevo fare questa comunicazione per ringraziare
l'operato del sindaco che non pur non potendo essere presente alla serata indetta dal comitato che si oppone all'apertura di una nuova discarica in un'area già pesantemente gravata dalla precedente discarica e da altri interventi ad alto impatto ambientale, il comitato insieme a una serie di amministrazioni comunali dell'area, circa una trentina, sta cercando di opporsi a questo progetto, portando da un lato delle motivazioni ovviamente tecniche e di tipo ambientale e la volontà locale di opporsi a questo progetto. Io ero presente a quella serata e ho saputo che anche il sindaco avrebbe voluto, ma non è potuto essere presente. So che ha inviato una lettera per esprimere solidarietà da parte dell'amministrazione braidese nei confronti dell'azione di questi comuni. La ringrazio quindi per questo, per questo comune sentire, e ovviamente questo significa aprire la possibilità per tutto l'aiuto che la nostra amministrazione può dare per la salvaguardia di un territorio che ovviamente non può essere solo circoscritto ai territori comunali, ma va un pochettino oltre. La seconda comunicazione invece riguarda i fatti che sono avvenuti recentissimi di politica nazionale, che sono in corso, in fase di svolgimento oggi. Ci sono molte reazioni a caldo sul tema, c'è chi parla di cortocircuito, c'è chi parla di scontro istituzionale. Ci sono molti elementi di contrasto in questa fase politica. Penso che ci sia uno scontro tra parti e non voglio dare giudizi a caldo. So che in questo momento alcuni consiglieri, per esempio, mi chiedevano conto dell'operato in alcuni consigli comunali dove la rappresentanza del Movimento 5 Stelle non si è presentata per come dire, manifestare il proprio disappunto contro questa situazione. Io questo non lo penso, penso che siccome ho svolto del lavoro da presentare in questo consiglio comunale è giusto che sia presente e continui a svolgere il mio lavoro in seno al consiglio. Direi che al di là delle interpretazioni sulla questione dell'articolo 92 della Costituzione, quindi del potere di nomina, della possibilità di veto meno da parte e del Presidente del Consiglio e del Presidente della Repubblica, penso che il dettame costituzionale indichi che ci voglia una collaborazione tra le parti, cioè ci voglia un contributo di entrambe le parti, Presidente del Consiglio e Presidente della Repubblica, per arrivare alla nomina e alla presentazione di un governo in sede parlamentare. Ritengo quindi che non sia facilmente ascrivibile a una parte sola come dire, la causa di questa situazione. Ritengo però che, dato il ruolo di garante, di arbitro, ci sia per forza di cose, per natura di ruolo che ricopre il Presidente della Repubblica, maggiore responsabilità da parte del Presidente della Repubblica, perché ha abdicato adducendo motivazioni di politiche contro la nomina di un ministro invece che ragioni di tipo istituzionale. Vede perché porto l'attenzione del Consiglio Comunale a questa vicenda che ci sembra molto lontana, ma in realtà tocca noi cittadini da molto vicino, perché riguarda la vita democratica di questo Paese. E ovviamente io qui espongo un mio parere senza avere come dire, l'ambizione né la protervia, ecco, di erigermi a giudice, però devo dire che avrei capito un intervento del Presidente della Repubblica se avesse eccepito ad alcuni punti del programma della mia parte, che ha siglato anche la mia parte politica, che riguardavano ambiti al limite o oltre
il dettato costituzionale, come quando ad esempio si parlava di interventi sociali che andavano a discriminare o potenzialmente a discriminare gli ambiti dei diritti dei cittadini, inteso in senso lato, non solo cittadinanza da passaporto, piuttosto che a eccepire 5 minuti per tema di comunicazione, se non vado errato. No, 5 minuti per tema di comunicazione, non vorrei un intervento per la chiedo solo di verificare, ma per ogni tema mi pare ci siano 5 per ogni tema di comunicazione. Ma ho quasi finito. Io la ringrazio se mi permette di terminare. Esatto. Paradossalmente sì, ma non è questo il caso. Dicevo, oppure se avesse eccepito nel caso per esempio dell'applicazione di un'imposizione fiscale che debba seguire i dettami costituzionali, non solo dal punto di vista formale, della progressività dell'imposizione fiscale. Allora, se ci fossero stati sollevati dei temi relativi alla garanzia costituzionale, alla sorveglianza della garanzia costituzionale e istituzionale, allora sì. In questo caso devo dire che l'intervento lo ritengo non consono alle attività della Presidenza della Repubblica. Temo che la volontà di non creare danni al sistema paese possa portare più danni, perché si sta creando una battaglia tra parti istituzionali e parti politiche. Penso che anche le motivazioni portate pongano alla luce un serio problema che è manifesto a molti, la supremazia del mondo finanziario nei confronti del mondo della politica. In grado di condizionare la politica reale e l'economia reale. Ora le mie sono riflessioni. Penso che ci voglia in questa fase comunque molta calma e molta freddezza, che ognuno esprima le proprie considerazioni nel dovuto rispetto delle parti. Penso che la causa di impeachment di cui si parla, sollevata per esempio dalla mia parte politica, non possa avere strade percorribili. Penso che tutto dovrebbe essere ricondotto nell'alveo di una lotta politica e sollecito anche le altre parti politiche in consiglio a esprimere la loro opinione, perché penso che sia un diritto dei cittadini che ci hanno eletto. Certo, ci hanno eletto per occuparci di questioni che riguardano il funzionamento del comune, del consiglio comunale, ma penso che abbiano anche diritto di sapere come la pensiamo in un ambito così importante, in una fase così importante della storia civile e politica del paese. Grazie. Grazie a lei, consigliere. C'era la proposta ancora del consigliere Marengo. Ricordo che su questi interventi a titolo personale non è previsto il dibattito, a meno che i capigruppo nella loro autonomia facciano questa esplicita richiesta e si possa andare a dibattito. No, quindi le chiedo 30 secondi, Presidente, ma non voglio intervenire, anche ha ragione il consigliere Allasia, sarebbe bello che ciascuno di noi potesse in qualche modo esprimersi su quello che sta avvenendo in queste ore a Roma. Credo che purtroppo il tempo sia davvero poco, ma non sarebbe neanche male convocare magari un consiglio ad hoc, solo eventualmente per discutere questo. No, chiedo la parola perché ascoltando l'intervento del consigliere Amajou mi è venuta naturale una riflessione. Io non so da che parte stia la ragione. Quella è una terra martoriata che da 70 anni vive un dramma.
Oggi piangiamo vittime palestinesi, abbiamo pianto vittime israeliane quando dalla striscia lanciavano razzi su fattorie e città, uccidendo civili, quando venivano rapiti da una parte e dall'altra civili e poi venivano uccisi. Quindi diventa difficile dare un giudizio. Chiederei però una sensibilità a tutti, visto il percorso storico del Novecento, visto quello che il popolo ebraico ha subito negli anni dal 39 al 45, ricordiamo 6 milioni di morti, dare al governo israeliano, una parte degli israeliani del fascista, lo considero veramente un qualcosa di irresponsabile. Possiamo non essere d'accordo con loro, possiamo non avere la stessa lunghezza d'onda sulla risoluzione dei problemi, però credo che anche la scelta delle parole sia fondamentale. Quindi accostare popolo o governo ebraico, ricordiamo che è una delle poche democrazie, se non l'unica democrazia dell'area, dove il governo viene eletto attraverso elezioni libere, e accostarlo al fascismo lo considero veramente inappropriato e rileva una mancanza di sensibilità su questo tema. Chiedo scusa, volevo solo fare questa precisazione, mi taccio e andiamo avanti col... Bene, allora, consigliere Maggiù, un diritto di replica, è stato interpellato, sì, io chiedo scusa, però il consigliere Maggiù è stato interpellato e ha diritto di rispondere. Cioè, sarò molto breve. Non è un dibattito, per cortesia, dibattito. Io vorrei che che chiudesse qua. Prego, posso? Consigliere. Che dire? Il fatto che non si sappia chi abbia ragione spinge a creare un'indagine trasparente e indipendente. Quindi sei favorevole, no? Perfetto. L'altra cosa è, bisogna smetterla di indicare un governo israeliano, accostarlo agli ebrei, perché non è così. Quindi nessuno ha parlato di ebraismo, nessuno ha parlato del popolo ebraico, ma sto parlando dei metodi utilizzati da un governo che sono metodi fascisti. Punto. Bene, il diritto di replica è stato garantito, andiamo avanti. C'era la proposta del consigliere Marengo sull'inversione dell'ordine del giorno. Se non ci sono più interventi su altre questioni, io chiederei di concentrarsi su questo, così possiamo andare avanti. Allora, aveva chiesto appunto di prima trattare le delibere e poi, con quella eccezione che ho riassunto io, le interrogazioni e le mozioni. Nel frattempo qualcuno vuole dire sì, no, va bene così, silenzio assenso. È arrivato Alberto. Intanto è arrivato il consigliere Bergesio, che salutiamo. Quindi se qualcuno si oppone chiede la parola per dirlo, altrimenti lo diamo per approvato. Allora facciamo dalla 6 alla 10. Poi, prima della 9, esaminiamo la proposta di mozione numero 4, perché è associata al testo della delibera numero 9, e poi dopo, finita la 10, facciamo i punti 1, 2, 3, 5. 1 e 4. L'1 è già stato fatto, ovviamente. Va bene? Perfetto, allora procediamo in questo modo. Incominciamo con l'approvazione dei verbali della seduta precedente, dal numero 18 al numero 21 del 23 aprile 2018. Se non ci sono rilievi possiamo procedere al voto. Va bene, quindi segnaliamo la presenza. Dovremmo essere tutti e 17, se non ho contato male. Ne manca ancora uno, va bene. Pongo in votazione allora la delibera. Ne manca uno, va bene. Votazione chiusa, approvata in unanimità.
Passiamo allora alla proposta numero 7, revisione classificazione acustica del territorio comunale di Bra, ai sensi della legge regionale 52 del 20 ottobre 2000 e successive modifiche e integrazioni, adozione definitiva. Nel frattempo chiedo se ritiene opportuno l'ingegner Pignatta o ingegner Rambaudi, che sono presenti, entrambi, va bene. Possono accomodarsi qui alla mia sinistra, nel segretario è uscito un attimo. Prego, per adesso parla il sindaco che illustra la delibera. Prego, signor sindaco. Il mio sarà un intervento molto breve, perché si tratta di una delibera eminentemente tecnica, di cui ringrazio i tecnici intanto per aver predisposto e per aver fatto tutti gli approfondimenti, e i componenti, il presidente e i componenti della commissione urbanistica per aver affrontato questa tematica, che ci permette di fare un adeguamento di quello che è il nostro piano acustico, che era che aveva bisogno, in base alle nuove normative, di essere adeguato. Se l'ingegner Rambaudi vuole aggiungere delle note tecniche eventualmente. Prego, ingegnere Rambaudi. Grazie, ma io sarò veramente telegrafico, nel senso che poi lascerei la parola all'ingegner Pignatta, che è il redattore della visualizzazione acustica. Semplicemente abbiamo provveduto a fare questo aggiornamento, che è ormai necessario, in quanto sulle zone periferiche della città soprattutto avevamo una zonizzazione risalente al 2004, quindi con dei rettini che ormai non corrispondevano più a quello che si era realizzato di nuovo sul territorio, e non corrispondevano più neanche bene a quelle che erano le previsioni dello strumento urbanistico vigente, quindi era inevitabile andare ad aggiornare la zonizzazione acustica per renderla coerente con l'esistente e con le previsioni urbanistiche. Quindi in questo senso abbiamo provveduto a seguire la procedura prevista dalla normativa regionale, siamo già passati una volta in consiglio con l'approvazione preliminare, dopodiché abbiamo fatto le pubblicazioni e lasciato i tempi per le osservazioni al pubblico e agli enti, quindi provincia di Cuneo e comuni limitrofi. Nel periodo delle osservazioni non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico e non sono pervenute osservazioni da parte dei comuni limitrofi, sono solo arrivate le osservazioni da parte della provincia di Cuneo, che abbiamo analizzato anche assieme all'ingegner Pignatta. Abbiamo predisposto alcune considerazioni di controdeduzione a queste osservazioni, che sono state in parte accolte e in parte no. E poi abbiamo dato conto di queste valutazioni in sede di Commissione Ambiente. Dopo la Commissione Ambiente, Commissione Ambiente congiunta con la Commissione Urbanistica, dopodiché si è stabilito di portare il documento in Consiglio, e quindi oggi andiamo a concludere questo iter sostanzialmente con le valutazioni che emergeranno in questa sede. Grazie all'ingegnere Rambaudi. Prego, ingegner Pignatta. Sì. Ma io sarò ancora più breve, visto che quello che c'era da dire è stato quello, ovvero rispetto al documento adottato a luglio, il documento definitivo cambia molto poco, le uniche osservazioni pervenute dalla provincia non riguardavano l'impianto generale del piano, quindi non ci sono stati stravolgimenti radicali. Ci sono state una serie di osservazioni che erano fondamentalmente legate ad un paio di errori materiali su alcune aree, su alcune carenze del testo esplicativo, e da questo punto di vista il documento è stato completato. C'erano poi ulteriori osservazioni legate fondamentalmente a
al fatto che nel territorio le aree scolastiche non sono poste in classe prima, come in teoria secondo le norme linee guida regionali avrebbero dovuto, ma si è risposto, come si era già diciamo anticipato nella fase di predisposizione del piano, che per come è strutturato il territorio e per diciamo il diritto acquisito delle aree, nello specifico del Comune di Brano, si poteva fare diversamente. Quindi, date queste risposte, si è portato il documento per l'approvazione definitiva nella sua veste attuale. Salvo domande specifiche, io non avrei altro da aggiungere, perché appunto rispetto a luglio è cambiato molto poco. Grazie all'ingegner Pignatta, che ripeto ha seguito su incarico dell'amministrazione questo argomento. Lui il suo studio Acusma. Ma io come presidente della Commissione Ambiente ringrazio, come già abbiamo fatto in un passaggio precedente in questa sede lo scorso luglio, se non ricordo male, dove c'era stata l'approvazione preliminare, così possiamo dire, no? Quindi ringrazio per aver seguito l'iter fino a oggi. Hanno già detto bene quelli che mi hanno preceduto, vale a dire non c'è stata alcuna richiesta di correzione, nessun suggerimento, nessuna proposta di modifica, se non quelle controdeduzioni, se non quelle della provincia, alla quale è stato risposto in modo puntuale. E pertanto io, come presidente della Commissione Ambiente, ripeto, ringrazio del lavoro svolto e affermo il parere favorevole della maggioranza su questa delibera. Non vedo altre richieste di intervento. Sì, consigliere Panero, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, la prima cosa è puramente una questione tecnica che ci tengo, visto che tanto siamo in consiglio ed è tutto che sia un po' più chiara, che mi è emersa dalla lettura praticamente della delibera. Sto parlando praticamente della seconda pagina, primo, secondo, terzo, quinto capoverso, dove parla della Commissione Ambiente del 4/7/2017, che scrive parere favorevole alla trasmissione degli atti al Consiglio Comunale. Parere favorevole alla trasmissione degli atti va bene, non vorrei che fosse interpretato come, perché in quell'assemblea, come nei verbali risulta dai verbali, non c'è stata nessuna votazione, perché non c'è mai una votazione, quindi è solo un parere favorevole alla trasmissione dei documenti, ma non un'espressione diciamo di voto all'interno della commissione urbanistica congiunta con quell'ambiente. Era già abbastanza chiaro, ma avevo piacere che fosse in questa sede specificato. Per quanto riguarda il documento, anch'io sarò telegrafico, in quanto già nel Consiglio Comunale scorso, di luglio scorso se non mi sbaglio, le perplessità che avevamo sottolineato sono le stesse, perché adesso il documento, come è stato giustamente detto, non è stato modificato né stravolto, nel senso sono state fatte piccole modifiche per le stesse motivazioni che non sto a ripetere. Come gruppo ci asterremmo da questa votazione. Colgo l'occasione per ringraziare l'ufficio, l'ingegner Rambaudi e il redattore del piano acustico, perché al di là del nostro voto di estensione riconosciamo un lavoro approfondito, complicato e difficile da capire per chi non è dell'ambiente, non è pratico di questi argomenti. Riconosciamo è stata discussa in due, se non più di due sedute delle commissioni in modo approfondito. Grazie. Grazie a lei. Grazie a lei, consigliere Panero. Consigliere Elena, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Ma io anch'io sono
molto telegrafico anch'io, mi unisco a quanto ha detto il collega Panero, chiaramente ringraziando gli uffici per il lavoro svolto e l'ingegner Pignatta per la relazione. Rimaniamo anche come gruppo e anche il gruppo Somalia per Bra sulle nostre perplessità che avevamo già esplicato nella precedente approvazione del progetto preliminare. Quindi anche da parte nostra metteremo un voto di astensione. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Abbiate pazienza, ma il mio microfono stride. Ci sono ancora interventi? Non ci sono più interventi. Allora, mettiamo in votazione la delibera. Ringrazio anch'io l'ingegner Rambaudi e tramite suo la ripartizione della dirigente Reinero, sostanzialmente, che ha preso in mano questa partita, e l'ingegner Pignatta. Allora, procediamo. Sarà poi anche votato. Andiamo con ordine. Allora, segnaliamo la presenza. Va bene, si può votare. Sì. Votazione chiusa, delibera approvata con 10 favorevoli. Chiedo scusa, mi sono astenuto. E quindi vorrei votare a favore. Posso ancora? Fai la dichiarazione di errore. Non è rimasta nel. Devi farlo. Allora, intendevo votare a favore. Per un errore ho schiacciato l'astensione. Grazie al sindaco, quindi la delibera formalmente, cioè nei fatti poi politicamente, diciamo così, risulta con 11 favorevoli e 6 contrari, 6 astenuti, chiedo scusa, visto ci sbagliamo a catena, 11 favorevoli e 6 astenuti. Passiamo adesso all'immediata eseguibilità. Va bene, possiamo votare. Votazione chiusa, 11 voti favorevoli e 6 astenuti. Grazie. Proseguiamo, siamo alla proposta numero 8, articolo 17,12 lettera D, legge regionale 56 del 77, successive modifiche e integrazioni. Modifica del tipo di strumento urbanistico esecutivo per il comparto di numero 203-206 del piano regolatore generale comunale vigente, infrazione Pollenzo, strada crociera Burdina. Illustra il sindaco. Allora, si tratta di una modifica di uno strumento urbanistico relativamente ad un'area che rimane uguale dal punto di vista delle dimensioni, uguale dal punto di vista delle possibilità di intervento, delle volumetrie applicabili, cambia la tipologia di strumento urbanistico che può essere utilizzato. Il PIP era scaduto, c'è un
un interesse ad uno sviluppo in un'area che già interessata dalla presenza di altri insediamenti produttivi, credo sia opportuno dare questa possibilità, auspicando che nell'ambito degli interventi che si faranno ve ne sia uno molto importante, che è quello che riguarda l'ingresso di Pollenzo e lo spostamento della di Taporello nell'area, in quest'area, lasciando, come previsto dal piano regolatore, libera l'area, il triangolo di accesso alla frazione Pollenzo, arrivando da Cherasco. Se eventualmente Geometra Parizia vuole aggiungere delle questioni tecniche. Grazie al sindaco. Interviene allora sul tecnico, vice dirigente della ripartizione urbanistica. Buonasera, Parizia. Sono Parizia. Appunto, come diceva il sindaco, il piano regolatore durante la sua stesura fa un inventario di tutti gli strumenti urbanistici esecutivi e attuativi del piano regolatore, quindi che siano piani esecutivi convenzionati o PIP, che sono piani di insediamento produttivi o piani di recupero. Tutti gli strumenti urbanistici attuativi hanno una durata di 10 anni, e questo è scaduto appunto nel 2017. Abbiamo avuto appunto una comunicazione da parte dei proprietari attuali della maggior parte dei terreni, che appunto evidenziavano il fatto che lo strumento PIP era decaduto per decorrenza di termini, e quindi chiedevano all'amministrazione, quindi agli uffici, anche di prendere atto di questa decadenza. Decadenza che presuppone la necessità di individuare uno strumento urbanistico sostitutivo o confermare quello del PIP, che però ha una certa difficoltà attuativa: il comune dovrebbe acquisire i terreni, fare delle convenzioni singole sui vari interventi e via dicendo, oppure il piano esecutivo convenzionato, che è uno strumento molto più snello. I proprietari propongono loro l'attuazione dell'intervento, naturalmente sempre rispettando tutti i valori previsti dal piano regolatore, come previsto già dalle norme del piano, nel senso che il piano dice nel momento che decadono gli strumenti urbanistici attuativi si può intervenire anche direttamente su questi terreni, purché vengono rispettate tutte le previsioni del piano regolatore. Naturalmente con un'area di questa consistenza, con tutte le sue implicazioni, aree e servizi che la contornano, diciamo che il piano esecutivo attuativo ideale sarebbe il piano esecutivo convenzionato. Quindi diciamo che con questa delibera si prende atto di questo intendimento, quindi si prende atto che il PIP è decaduto e si propone come tipologia attuativa sostitutiva quello del piano esecutivo convenzionato, proprio per la snellezza della procedura rispetto al PIP. Grazie al geometra Parizia. Se ci sono interventi, diamo la parola a chi chiede. Consigliere Panero, prego. Grazie Presidente, anch'io sarò telegrafico. Questo argomento è passato nella commissione urbanistica del 14 maggio, è stato già ben esaminato e visto in quella sede. Appunto, questo PIP, che era del 2006, ha trascorso i suoi anni, è ormai scaduto, viene trasformato in PEC in modo che l'area possa diciamo essere utilizzabile grazie all'articolo 64 dell'NTA. Questa richiesta era anche suffragata da un parere legale, se non mi sbaglio, dell'avvocato Golinelli. Ormai purtroppo è sempre più frequente che queste questioni urbanistiche siano correlate da pareri legali diversi avvocati. Per questo motivo avevamo espresso parere favorevole in quell'assemblea, e anche stasera esprimeremo come gruppo parere favorevole a questa proposta di delibera. Grazie.
Grazie consigliere Panero. Consigliere Elena, prego. Sì, grazie Presidente, ma anch'io mi unisco a, prima di tutto a quanto ha detto il collega Panero. L'argomento l'abbiamo trattato nella Commissione Urbanistica, abbiamo, in base alle comunicazioni, alle richieste fatte dai proprietari del terreno, dato che il vincolo del PIP era scaduto, e quindi abbiamo ritenuto giusto accettare questa proposta, in quanto lo strumento del PEC sarà sicuramente molto più snello, e speriamo che possa portare a veramente che possano operare i proprietari, e portare appunto anche andare avanti con uno strumento che sicuramente sarà più snello che il PIP. Ringrazio chiaramente la ripartizione, sia l'architetto Rainero che noi presente, anche il geometra Parizia, per il lavoro svolto, e esprimiamo il nostro parere favorevole. Grazie. Grazie a lei consigliere Elena. Consigliere Ferrero, prego. Ecco, non ripeto tutte le considerazioni che sono state fatte dal sindaco, dal geometra Parizia e da tutti i colleghi, e tutte considerazioni che condivido pienamente, in quanto già, come detto, ampiamente discusse in commissione, e quindi a nome della maggioranza esprimo parere positivo alla proposta di deliberazione. Grazie anche al consigliere Ferrero. Non ci sono più interventi richiesti, perlomeno prenotati, quindi se va bene, allora poniamo in votazione la delibera 8. Votazione chiusa, risultato sono 15 favorevoli e 2 astenuti. Grazie. Il vice dirigente dell'urbanistica, la ringraziamo. Allora, sulla base di quanto abbiamo concordato prima, adesso dobbiamo trattare la proposta numero 4, che è una mozione presentata dal consigliere Allasia sulla modifica della forma di gestione associata dei servizi sociali e sociosanitari, a seguire la delibera proposta numero 9. Tenendo conto che si tratta di due testi che hanno moltissimo in comune, io chiederei, se siete d'accordo, alla discussione unica, salvo poi ovviamente a separare le votazioni quando si arriverà alla votazione. Qualcuno ha qualcosa da eccepire su questa mia proposta? Va bene, allora possiamo incominciare la discussione. Quindi ovviamente prima c'è la presentazione della mozione, a cui poi seguirà l'eventuale discussione, che comprenderà poi anche la proposta. Sì, poi chiaramente la delibera sarà presentata dal sindaco, però prego consigliere. Mi scusi, perché stavo cercando i documenti, visto l'inversione degli ordini, allora, dell'ordine del giorno, allora non trovavo il documento corretto.
Se ho capito bene, quindi siamo in accorpamento della proposta, sì, di mozione con... nella discussione. Nella discussione, quindi affrontiamo... quindi non ha, io a questo punto non avevo capito bene prima, a questo punto sarei un po' contrario alla cosa, perché o accorpiamo l'argomento oppure discutiamo prima la mozione, perché tanto sono due temi anche diversi da un certo punto di vista. Da una parte c'è l'approvazione di una convenzione, dall'altra invece c'è una richiesta specifica che è un pochettino di natura diversa. Grazie Presidente. Va bene così, io torno indietro sui miei passi e posso ritiro la mia proposta, la mia mozione d'ordine, chiamiamola così, quindi le discutiamo separatamente, una dietro l'altra, ma separatamente. Quindi adesso partiamo con la proposta di mozione numero 4, quindi la parola al proponente. Grazie. Grazie, grazie Presidente, mi scusi ma prima proprio non avevo compreso la richiesta. Allora, la proposta di mozione nasce da una mozione presentata nel marzo scorso, quindi due adunanze fa, su questo passaggio, questo cambiamento di forma di gestione dei servizi socioassistenziali nel distretto braidese dell'ASL CN2. All'epoca avevo avuto notizie di questo imminente passaggio di cambio di gestione e quindi avevo chiesto, ed era stata approvata la mozione con qualche emendamento se ricordo bene, che venisse affrontate nelle opportune sedi consigliari, quindi la commissione socioassistenza, il tema, e che venisse illustrata un po' la storia per arrivare a questo passaggio, quindi le ragioni e quali erano gli indirizzi, e ovviamente per poter dare il contributo da parte dei gruppi consigliari in questo passaggio. Ricordo brevemente la storia perché fa parte della premessa della mia mozione, che spiega un po' le ragioni di questa seconda mozione. In sostanza, nel 2011 la deliberazione del Consiglio Comunale, poi successivamente integrata con l'approvazione dello schema di convenzione definitivo, approvava appunto lo schema di convenzione tra i comuni aderenti all'ex consorzio Intesa, gli 11 comuni che non sto a citare, per la gestione in via sperimentale da parte dell'ASL CN2 delle funzioni sociali in delega appunto dagli stessi comuni. La convenzione è stata poi quindi stipulata in termini diciamo di validità temporanea fino alla fine del 2014, in cui sempre con deliberazione del Consiglio Comunale il 26 novembre si approvò la convenzione permanente, chiedo scusa, di delega all'ASL CN2, all'epoca con il solo voto contrario del sottoscritto, ovvero del mio gruppo consigliare. Perché all'epoca, nel passaggio tra convenzione temporanea e convenzione permanente, individuammo l'espunto di un articolo ben preciso che richiamava dei compiti di controllo e di responsabilità di indirizzo politico e strategico che venivano appunto tolti nella convenzione permanente, controllo e indirizzo strategico e politico che era ovviamente riservato al Comitato Territoriale dei Sindaci. Ritorno quindi alla notizia, insomma, di aver appreso in modo informale che c'era questo passaggio in atto all'inizio del 2018, primavera del 2018, e quindi portiamo in Consiglio Comunale una mozione, perché noi sinceramente siamo soddisfatti del passaggio, della fine della delega all'ASL, per ragioni che dicevo prima, perché non ci convinceva affatto la convenzione permanente, ma ovviamente
volevamo dare, discutere e dare il nostro contributo per quello che era possibile nella sede di passaggio di gestione. In sede di commissione sono state affrontate alcune tematiche tecniche, dalle questioni legate ai passaggi del personale, alle questioni legate al bilancio e alle difficoltà che potrebbe portare al nostro bilancio in termini di flusso di cassa per l'ultimo trimestre dell'anno in corso questo passaggio. E in quella sede noi pensavamo che non ci fosse semplicemente da discutere il mero passaggio amministrativo, quindi la discussione sui fatti tecnici legati al cambio di gestione, ma che si potesse prendere questa occasione per ridiscutere alcuni principi statutari della forma di gestione, e poi spiegherò un pochettino più nel dettaglio che cosa intendo. Allo scopo presentammo un documento in cui ponemmo questi temi all'attenzione della Commissione. Per noi questo passaggio, visti i tempi lunghissimi dall'approvazione per esempio delle mozioni relative ai centri diurni, sul trattamento e sull'utenza dei centri diurni per i disabili, pensavamo anche che quella fosse l'occasione per risolvere alcuni nodi relativi a queste mozioni, a questi intendimenti che in parte il Comitato Territoriale dei Sindaci aveva fatto suo, ma che ancora mancano di effettiva applicazione nei sensi indicati dalle mozioni, e che quindi si ponessero all'attenzione della Commissione, e quindi da parte del Comune si portasse l'attenzione nell'ambito del Comitato Territoriale dei Sindaci alcune proposte relative alle modalità di funzionamento di questo nuovo ente che si andava a configurare, o meglio di questa nuova figura di delega che si sta andando a prefigurare. In particolare noi pensiamo che dato che nella gestione dei servizi sociosanitari sono possibili per legge tre metodologie, tre metodi, o diciamo tre pratiche: una la delega SLASL che abbiamo conosciuto, che stiamo conoscendo, una l'unione dei comuni in termini di formazione di consorzi, che abbiamo anche conosciuto nel passato, e l'altra diciamo l'unione dei comuni, ma dando delega non a un ente amministrativo, ma a un ente politico, cioè a un comune capofila. Ebbene, indipendentemente dal tipo di scelta tecnica, il tipo di delega piuttosto che il consorzio, ognuno di questi passaggi, nel passaggio diciamo fondativo, non parliamo semplicemente di temi amministrativi, ma parliamo appunto di un passaggio fondativo. E quindi lo scrivere una convenzione con delega al Comune di Bra come ente capofila è equivalente a una scrittura di tipo statutario nel caso di una nascita di un consorzio, ed è equivalente alle considerazioni di principio e di metodo, ad esempio, che erano state poste ad esempio alla delega temporanea all'ASL. Per questo noi abbiamo individuato dei punti che avremmo avuto piacere che fossero affrontati e che fossero discussi e inseriti in questa convenzione, come dicevo, a mo' proprio di elementi fondanti statutari. E quindi a far sì che la convenzione prevedesse delle regole minime di funzionamento
in trasparenza del Comitato dei Sindaci quali la effettiva pratica pubblicità delle adunanze e delle sue determinazioni verbali. Ne abbiamo discusso anche in Consiglio, la regolamentazione attuale prevede la pubblicità delle adunanze, ma di fatto mancavano gli strumenti perché queste adunanze fossero davvero pubbliche, come pubblicazione in tempo degli ordini del giorno, delle sedi, degli orari delle adunanze e anche la possibilità concreta, dato che il sito dell'ASL era tutto delegato al sito dell'ASL e il sito dell'ASL aveva dei limiti nell'ambito delle pubblicazioni, delle ricerche, delle determinazioni, dei verbali relative alla SOC, cioè ai servizi in delega, mancava proprio l'attuazione pratica, la messa in pratica di questi meccanismi di trasparenza che vorremmo che fossero definiti nella delega. E quindi la definizione dei mezzi e delle modalità di accesso, di trasparenza e partecipazione alle attività del servizio invece in senso generale e prevedere proprio a livello statutario che ogni regolamento che in questa nuova funzione di delega verrà costruito miri a realizzare sempre l'obiettivo di rendere facile, agevole la partecipazione dei cittadini alle varie fasi di determinazione dei procedimenti amministrativi che riguardano i servizi socioassistenziali e quindi che gli interessati in modo diretto da un provvedimento rivolto ai singoli o alle categorie interessati dagli interventi di socioassistenza ricevano in forma preventiva le comunicazioni che li riguardano per questo tipo di provvedimenti in modo che possano avere da un lato tempestiva informazione e anche possibilità di intervento nel procedimento, ovvero in buona sostanza dire la loro, esprimere il loro parere e che siano formalizzate sempre a livello statutario per il parallelismo che facevo prima, le collaborazioni stabili e strutturali con il mondo del volontariato attraverso la consultazione periodica e programmata delle associazioni di volontariato operanti sul territorio e con delle regole precise. Noi ad esempio proponiamo, come ci sembra anche pratico e abbiamo visto attuare in altre realtà, la registrazione in un apposito albo con regole chiare e trasparenti di funzionamento dell'albo e anche di accesso e di uscita eventualmente da questo albo. E si è definito l'obiettivo di realizzare una forma di partecipazione consultiva degli utenti al funzionamento, al gradimento e alla distribuzione dei servizi sul territorio, quindi da una gestione dei reclami alla divulgazione e informazione dei servizi, dei diritti e doveri, alla promozione e partecipazione di proposte in generale provenienti dall'esterno. Ora, noi questo documento l'abbiamo presentato, inviato alla presidenza della Commissione, non è mai stato discusso in sede di Commissione ed è per questo che quindi siamo qui a presentare la mozione, perché riteniamo che sia importante il tema da trattare, riteniamo anche, come l'abbiamo ritenuto nella presentazione del documento in Commissione, che le nostre proposte non possono che essere per forza di cose parziali e quindi servivano anche quelle nostre proposte a dare inizio all'interno della Commissione a un dibattito in modo che tutte le forze presenti in Commissione potessero dare il loro contributo e portare nuove idee, oltre ovviamente alle nostre che sono tutt'altro che esaustive. Per fare questo noi proponevamo che la Commissione esercitasse un'attività di ascolto di tutte le attività operanti nel territorio in campo socioassistenziali o delle più importanti, ovviamente partendo dagli operatori stessi istituzionali e andando fino verso alle associazioni di volontariato e alle associazioni che rappresentano l'utenza. Per fare questo ovviamente occorre tempo. Riteniamo che, essendo questo un passaggio di tipo fondativo, non semplicemente un mero passaggio amministrativo,
questo debba per forza richiedere tempo. In commissione c'è stato detto, in apertura dei lavori, che si erano riusciti a strappare 6 mesi di tempo, perché tutto questo nasce da una recessione unilaterale da parte dell'ASL dalle funzioni di delega, con effetto richiesto a partire dal 1 gennaio di quest'anno, e ci è stato detto in commissione: no, noi abbiamo strappato che questo effetto partisse dal 1 luglio del 2018. Abbiamo constatato che la convenzione attuale ci avrebbe dato tempo fino al 1 gennaio del 2019, quindi da oggi ulteriori 7 mesi di tempo. Riteniamo che questi mesi di tempo siano importanti e fondamentali. Uno, per le ragioni che dicevo prima, cioè discutere di una funzione di delega che non sia semplicemente un mero passaggio burocratico amministrativo, ma che contenga passaggi di contenuto politico e strategico che tutti i gruppi consigliari vogliano portare per far sì che il Comune rappresenti, la nostra amministrazione rappresenti in sede di comitato territoriale. Due, perché su un tema così delicato occorre tempo, analisi, investigazione, e ritengo che sia corretto prendere tutto il tempo che abbiamo a disposizione. Grazie. Grazie anche per essere stato nei 15 minuti esatti. Consigliere Milazzo, prego. Grazie Presidente. In merito agli incontri che sono avvenuti in Commissione Socioassistenza, desidero solo precisare che non è stato, si è diciamo data prevalenza al dibattito sulla convenzione da attuare tra i comuni, no, posticipando poi i contenuti di queste, nel senso che ci sembrava molto più importante, almeno io l'ho anche ribadito nel nostro ultimo incontro, ci sembrava molto più importante avviare la nuova convenzione, e questo non avrebbe assolutamente tolto nulla al significato, al valore degli incontri successivi sui contenuti che questa convenzione avrebbe dovuto poi invece esplicitare. In merito alla mozione, a nome della maggioranza esprimo alcune considerazioni. Cominciando dall'oggetto. L'oggetto, così come è espresso, implicherebbe la possibile modifica dello schema di convenzione che è portato ad approvazione questa sera in questo Consiglio Comunale. Pertanto noi proponiamo di eliminare il percorso di modifica, di emendarlo, quindi il percorso di modifica del, e di sostituirlo con proposta di mozione per la forma di gestione, perché il significato in italiano è leggermente diverso. Cioè, se vogliamo prenderci un attimo di tempo per discutere anche di questo, comunque chiederei di emendare questa parte. Nelle premesse condividiamo le premesse storiche che sono state fatte, però nelle premesse proponiamo di modificare alcune parti, cioè di togliere da dopo la SL, se avete sotto mano comunque la proposta del consigliere Allasa, potete seguire. Proporrei, se avete sotto mano detto la proposta, potete seguire, lasceremmo quindi inalterata la prima parte dove effettivamente vi è un escurso storico sulla vicenda, ed eliminerei la seconda parte dal dopo ASL cenno 2 fino a per delega. Questo perché noi riteniamo che la seconda parte siano delle mere considerazioni che sono dei punti di vista parziali, e sono i punti di vista effettivamente di chi propone questa mozione. Pensiamo che possano far parte del dibattito, quindi è giusto discuterne, ma non pensiamo che possano far parte del testo di una mozione. Tenendo conto della storia recente anche, cioè dello scioglimento consensuale dell'attuale convenzione con l'ASL CN2 e delle nuove proposte, pensavamo si potesse aggiungere un dato atto che, oppure volendo si può lasciarla anche nelle premesse, comunque bisogna tenere conto e prendere in considerazione questo aspetto. Quindi, dato atto che a seguito di scioglimento consensuale dell'attuale convenzione con la SL CN2, i sindaci
del distretto hanno deliberato di procedere nello svolgimento associato delle funzioni sociali di loro competenza attraverso una convenzione intercomunale avente la città di Bra in qualità di comune capoconvenzione in approvazione nel Consiglio Comunale di questa sera, di oggi. E questo a nostro avviso fa parte anche della storia di questa scelta che bisogna prendere in considerazione. Ne è considerato che nel paragrafo che viene indicato dal consigliere Allasia come considerato che proponiamo di snellire il testo emendando le considerazioni parziali nuovamente, la stessa motivazione che avevo già addotto nelle premesse, ed evidenziando l'esposizione avvenuta in commissione socioassistenza. Quindi manterremmo, si è attivata un'esposizione in commissione socioassistenza dei passaggi in corso per il termine della delega all'ASL CN2. Inoltre amplieremmo il considerato con alcuni punti che il consigliere Allasia aveva previsto nell'impegno al sindaco. Perché? Perché in questa parte qui non si tiene conto, appunto, anche se è stato a voce ribadito dal consigliere poc'anzi, non si tiene conto comunque della vigente normativa. La vigente normativa in materia di procedimenti amministrativi già prevede alcune parti che sono messe invece dal consigliere nell'impegno per il sindaco. Cioè il Consiglio Comunale non può impegnare il sindaco se questo è già previsto dalla normativa. È già un ribadire un qualcosa che non ha senso. Per cui stralceremmo quella parte che è nell'impegno al sindaco, almeno le prime quattro parti, e l'inseriremmo nel considerato inoltre che la definizione dei mezzi della modalità di accesso, trasparenza e partecipazione all'attività del servizio, il diritto da parte degli interessati sia in modo diretto da un provvedimento rivolto ai singoli o a categorie, di ricevere preventiva comunicazione per consentire informazione e possibilità di intervento nel procedimento, essendo già previsti dalla vigente normativa in materia di procedimento amministrativo, vorremmo inserirli in questa parte della mozione. In più, anche la formalizzazione di collaborazioni stabili e strutturali con il mondo del volontariato, attraverso la consultazione periodica e programmata delle associazioni di volontariato che operano sul territorio, è già prevista dal piano regionale Contrasto alla povertà e l'ex DGR del 9 marzo del 2018. La Regione chiede agli ambiti territoriali di definire accordi con i soggetti del terzo settore. Quindi, essendo già previsti, noi non abbiamo nulla da impegnare, cioè non dobbiamo più impegnare il sindaco su questo, ma inserire questo in considerato inoltre che. Paragrafo già previsto comunque nella mozione del consigliere. Infine, su che cosa quindi impegneremo il sindaco? Il sindaco lo impegneremo a promuovere nell'ambito del Comitato Territoriale dei Sindaci una delibera di indirizzo, questa sì, quindi una delibera di indirizzo, allo scopo di rafforzare quanto è stato indicato prima per effetti comunque della normativa vigente. Rafforzare quindi questo e impegnarlo anche in almeno due punti che sono comunque in sostanza anche presenti nella mozione del consigliere. Realizzare la più agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti amministrativi e prevedere forme di partecipazione consultiva degli utenti, ovviamente per il buon funzionamento, gradimento e distribuzione dei servizi del territorio. Io ho preparato la mozione emendata, cioè io insieme, unitamente alla maggioranza, perché questa è la proposta della maggioranza e non solo della Presidente della Commissione Socioassistenza. Il suo intervento è chiuso? Ha chiuso l'intervento? L'intervento sì. Sostanzialmente è qui, perché poi effettivamente continua a ribadire, ciò non toglie che potremo ancora trovarci come Commissione Socioassistenza ad indicare, comunque in questo caso non ad impegnare il nostro sindaco si impegnerà in base a questa delibera affinché effettivamente sia data una certa attuazione allo sforzo che come Comune capofila stiamo facendo. Grazie. Allora, grazie a lei del suo intervento. Intanto il dottor Fissore provvede a fare le fotocopie del testo così come risulterebbe
sulla base delle indicazioni degli emendamenti che ha dato il consigliere Milazzo. Consigliere Tripodi, prego. Grazie Presidente, mi scuso ma in questo momento sto facendo un po' di fatica a capire. Chi è intervenuto è il Presidente della Commissione Socioassistenza. Il consigliere Allasia aveva presentato questo testo della mozione per poterne discutere in Commissione Socioassistenza. Adesso sentiamo dalla Presidenza stessa della Commissione Socioassistenza che ha omesso il fatto di poter parlare del documento del consigliere Allasia perché riteneva non necessario parlarne perché doveva parlare della convenzione che sarebbe dovuta andare in approvazione questa sera, e ad oggi si presenta con una sfilza di modifiche che nella serata dobbiamo prendere e considerarle tutte. Io non riesco a capire innanzitutto la prima questione: per quale motivo, per sua scelta autonoma, non abbiamo avuto l'opportunità di poter parlare e discutere della mozione presentata da un consigliere di minoranza all'interno della Commissione Socioassistenza. Punto secondo, sarebbe stato più opportuno, visto e considerato tutte queste modifiche che intende fare questa sera. Quindi magari perdevamo anche un pochettino meno tempo e in quell'occasione lì avremmo potuto avere tutti gli strumenti, visto e considerati i tecnici e quant'altro, per andare a fondo anche di tutte queste modifiche. Quindi in questo caso questa discussione potrebbe essere tranquillamente, penso, rinviata ad una commissione socioassistenza, ma è il cane che si morde la coda, perché questa mozione è fatta per la modifica della convenzione che andremo a approvare questa sera, quindi diventa ancora di più. Quindi l'errore è appunto del Presidente, che poteva tranquillamente in quell'occasione lì, nel momento in cui ha ricevuto i documenti dal consigliere Allasia, poterne portare a conoscenza di tutti quanti i consiglieri e porre la questione in quelle occasioni. Magari questa sera avremmo avuto tutti quanti le idee più chiare e magari si evitava anche tutta questa modifica, perché magari queste modifiche potevano essere tutte quante sviscerate, dibattute e magari tutti quanti avrebbero potuto dare il proprio contributo e magari uscire anche con un testo condiviso di mozione di tutto quanto il Consiglio Comunale, cosa che nelle scorse consigliature avveniva. Magari c'era molta più attenzione in queste cose, perché ricordo che qualsiasi convenzione e qualsiasi mozione discussa in Consiglio Comunale precedentemente veniva considerata e discussa nelle commissioni competenti, e anche per queste considerazioni e per il fatto che il tema è un tema importante, visto e considerato che nascerà, tra virgolette, una nuova entità che toccherà dare i servizi appunto della socioassistenza, sarebbe stata una cosa opportuna condividere un testo e uscirne questa sera tutti quanti in maniera univoca, magari con una stessa voce, visto e considerato l'importante tema trattato. Grazie. Allora, soltanto alcune precisazioni, come dire, per dovere d'ufficio. Il consigliere Milazzo ha presentato una proposta di emendamenti, come da tempo immemorabile si fa tutte le volte che un consigliere, ancor più a nome dell'intera maggioranza, lei ha fatto queste proposte, come si fa da sempre e da tempi immemorabili. Mi scusi, parla quando io smetto di parlare io, perché se parliamo in due non possiamo capirci. Non capisco effettivamente lo stupore di una richiesta di emendamenti che viene in una sede di Consiglio Comunale, che è la sede predisposta per studiare e per eventualmente trovare, come abbiamo fatto in tutte le mozioni, almeno io parlo del periodo in cui io sono presidente. Nelle consigliature precedenti io non ero presidente del Consiglio, quindi, ma non mi risulta, anche perché sono anni che
svolgo attività di consigliere e poi anche di assessore, non mi risulta che nelle passate legislature comunali tutte le proposte di mozione passassero nelle commissioni competenti e in quella sede venissero proposti gli emendamenti. Questo effettivamente mi pare nuovo. Comunque, chiuso la parentesi, consigliere Milazzo, che certamente non ha bisogno della mia difesa d'ufficio perché si difende benissimo da sola, ha proposto a nome della maggioranza questa serie di rilievi al testo. Il testo è stato adesso presentato a ciascuno di noi e non facciamo né più né meno come abbiamo fatto tutte le volte che discutiamo le mozioni. Difatti ci siamo anche più volte dati l'impegno di interrompere il Consiglio Comunale per vedere insieme il testo con gli emendamenti. Questo mi pare insomma che sia da parte mia doveroso come precisazione. Consigliere Milazzo, prego. Chiedo scusa, solo perché per amore della verità, solamente nel primo incontro, nella nostra prima seduta della Commissione, a seguito della richiesta del consigliere Allasia, se avevo ricevuto, ho fatto presente di non averla ancora ricevuta e la questione tecnica è stata poi risolta ed è presente sul mio telefonino nella conversazione scritta che ho avuto con il presidente, era perché era stata inviata con posta certificata ed io non riesco ad aprirla. Comunque mi è stata inviata immediatamente, subito dopo, al secondo incontro che abbiamo avuto, e durante il secondo incontro ho detto che in questo momento era per noi necessario, a fronte del fatto che l'assessore ci aveva comunque specificato che la normativa vigente già prevedeva, che le nuove direttive della regione già prevedevano, era molto più importante avviare la convenzione e quindi abbiamo portato avanti questo discorso qua, che ho ribadito ancora durante l'ultimo nostro incontro. Dopodiché tengo a precisare che essendo questo, se vogliamo entrare nel merito dell'argomento, delle argomentazioni, possiamo farlo benissimo in Consiglio Comunale, che è il massimo organo in cui possiamo dibattere questo nel merito. Per cui non ci trovo nulla di strano, mi sono sentita quasi dare del... non so, basta così, è meglio tagliare. Ok, grazie. Grazie, consigliere Tripodi, prego. Soltanto, grazie Presidente, soltanto per dare una risposta al suo intervento. Per quanto ci riguarda, solitamente in settori e in ambiti così importanti ha sempre l'amministrazione, e questo qui è per ricordo in questa consigliatura, ma nelle scorse consigliature, fatto il passaggio o comunque proposto il passaggio nelle commissioni, anche per quanto riguardava le mozioni. Non possiamo dire ad oggi che non è vero, che poi ne è giusto e chiaramente cioè non c'è nulla da dire, da eccepire, che sia il Consiglio Comunale, che sia l'organo nella quale si può parlare, ridiscutere, ridire, va benissimo. Quindi il discorso è semplicissimo: a fare l'emendamento è la stessa Presidente, o comunque a presentare l'emendamento è lo stesso Presidente la quale aveva il documento presentato al consigliere Allasa, e avremmo potuto tranquillamente introdurlo all'ordine del giorno di una commissione socioassistenza per poter parlare e discutere di questa mozione e magari trovare il contributo da parte di tutte quante le forze politiche e magari arrivare questa sera con un documento condiviso per tutti. Questo è che mi fa strano. Non avesse presentato per poterne discutere in un ordine del giorno della Commissione di Socioassistenza al consigliere Allasia, allora un discorso, ma è la Presidente della Commissione di Socioassistenza, avremmo potuto tranquillamente discuterne in quell'occasione. Poi, se la maggioranza intende fare tutte le modifiche, tutti gli emendamenti e presentarne un'altra mozione, a me non interessa, va benissimo, però mi sembra un po' una cosa strana, tutto lì. Allora, la mozione è stata da me fatta pervenire ai capigruppo prima, 5 o 6 giorni prima della conferenza che era stata indetta per il 23. Quindi tutti i capigruppo l'hanno ricevuta 4 giorni o 5 prima della convocazione del Consiglio. Come prassi, almeno da quando io sono Presidente, tutte le mozioni, tutte, vengono passate nella capigruppo. Caso ha voluto che la capigruppo del 23 sia finita alle ore 20:30, chi c'era sa benissimo perché ci siamo dilungati nella discussione a proposito del regolamento della biblioteca che esamineremo come ultimo punto delle delibere.
L'intenzione mia, e l'ho anche richiamata all'inizio della capigruppo, era quella di permettere ai proponenti di discutere e di presentare le mozioni. Il fatto che nella sede della commissione socioassistenziale non ci sia trattato, così mi dicono perché io non ero presente, di questo argomento, probabilmente è giustificato dal fatto testé ricordato dal consigliere Milazzo, la quale non aveva avuto visione. Parto dal finale del ragionamento del consigliere Alasia, quando dice che siamo qui per esercitare una funzione di controllo. Ecco, noi siamo esattamente, siamo qui per esercitare una funzione di controllo, e io la eserciterò comunque, al di là che nel deliberato, nelle premesse del deliberato ci siano dei passaggi forzati o meno. Quindi io sono stato, mi sono candidato.